Subito, pronti via. Lasciati 2 punti a Genova. Forse non è chiaro che l'anno scorso è stata fatta una stagione davvero mediocre e che quest'anno non si può più viaggiare su quella falsariga lì. Forse questo non è chiaro. Forse non è chiaro che non si può regalare il primo tempo completamente alla Sampdoria facendo soltanto dei passaggi in orizzontale dal terzino al centrale, al centrale, al terzino, al terzino, al centrale, al centrale, al terzino e lanciando lungo così, quando ci va. Ma che preparazione della partita è? Ma Allegri questa l'ha sbagliata completamente. Ma hai regalato un primo tempo completamente alla Sampdoria. Gliel'hai regalato. Vlahovic ha attaccato 3 palloni nel primo tempo. Per scelta. Perché qua non è che i giocatori si sono rincoglioniti. Questa è stata una scelta, una volontà. Con Rugani e Bremer che fanno 50 tocchi. 50 tocchi fanno. 50 i due centrali di difesa. 50. I due terzini 40 nel primo tempo, eh? Nel primo tempo. 35-40. Centrocampisti ne fanno 15. 12-13. Così come gli esterni e Vlahovic 3. E 15 Perin. Perin la tocca tanto quanto gli esterni e i centrocampisti. Ma questa roba non esiste. Ma questa roba non esiste. Ma questa roba è andata l'anno scorso. È andata malissimo l'anno scorso. E continua ad andare male quest'anno. Non è che questa cosa funzionerà magicamente di punto in bianco. E infatti nel secondo tempo si è deciso di cambiare qualcosa e ci sono stati segnali di ripresa. E allora la domanda è perché nel primo tempo abbiamo voluto farla questa cosa? Perché questa è una volontà. Questa è stata la volontà nel leggere la partita in questo modo. Completamente sbagliata la lettura. Completamente sbagliata. E poi io non so se è Allegri che chiede a Locatelli di non andare mai a prendere la palla sulla prima costruzione, o se è Locatelli che si nasconde perché ha paura, non ha personalità, non stava bene, aveva i marroni girati. Non lo so, ditemelo voi. Perché Locatelli non è andato mai a prenderla la palla. Mai. Ma sapete cosa vuol dire mai? Cioè non è che dico una volta ogni tanto, sempre in ombra, sempre marcato da Caputo o a girare quelli che c'erano. Questa non è, no, non esiste questa cosa, ragazzi. Cioè, non può essere così. E infatti si è vista la differenza appena si è voluto cambiare e passare per i centrocampisti. Perché il 4-1-4-1, perché nel primo tempo questo è stato 4-1-4-1, con Locatelli nella zona di nessuno e McKennie Rabiot là sulla linea alta di Cuadrado e di Kostic. Completamente ininfluenti perché l'unico modo di far arrivare il pallone era il lancio lungo perché nessuna delle mezze ali o delle ali veniva a prenderla. Già Locatelli era in ombra, loro stavano là, la palla non arriverà mai davanti. E infatti, ripeto, Vlahovic ha toccato 3 palloni, calcio d'inizio, uno sul calcio d'angolo della Sampdoria in cui ha preso il palo, ormai ci facciamo autogol, e uno su un passaggio sulla tre quarti. Cioè, qua sta tutto nel far arrivare dei palloni a Vlahovic in area di rigori giocabili per fare gol e risolverla. E questi non ci arrivano. E apro una piccola parentesi, poi la chiudo subito, perché Cuadrado nel primo tempo non può tirare in porta da quella posizione con Vlahovic al centro dell'area, quasi solo perché Cuadrado era stato bravo a tirarsene 3-4, tra cui il portiere sul primo palo. Vlahovic è da solo, se la mette a porta vuota, la tocca di prima, fa gol. Poteva essere tipo il primo e unico pallone toccato da Vlahovic in area e faceva un gol. Gol che abbiamo fatto nel secondo tempo, perché, ribadisco, nel secondo tempo ci si è provato. E quindi oltre al danno la beffa, perché qua c'è ancora più grado di colpevolezza nell'aver fatto un primo tempo apposta così. Nel secondo tempo ci si è provato, si è fatto gol in fuorigioco, si è fatto gol in fuorigioco e Vlahovic già 2 o 3 volte era stato trovato in fuorigioco, ma viene anche naturale che l'attaccante sia sfiduciato dopo un primo tempo in cui tocca 3 palloni e non gli arriva mai. Perché devo stare lì a far sportellate da solo, magari con vicini, McKennie, Rabiot, che si possono inserire, sì, però se la palla non arriva mai. E poi, nel secondo tempo, ripeto, abbiamo fatto qualcosina di diverso, non è che abbiamo fatto chissà che cosa, perché tante volte McKennie si ritrovava a ricevere palla a spalla alla porta, ma è il centrocampista, la mezzala, non può ricevere palla a spalla alla porta lui. Cioè, la deve vedere, già Vlahovic fa fatica, dopo da solo, contro due centrali, spalla alla porta, ma grazie al piffero che fa fatica. Però la partita quando cambia? Quando entra Miretti?
quando entra Miretti, perché è l'unico calciatore che ha movimento senza palla. L'unico calciatore che fa movimento senza la palla. L'unico. E infatti il primo gol nasce da lui. Recupera palla, la porta, vede il taglio di Vlahovic che fa un movimento senza palla, perché probabilmente Vlahovic sa che Miretti gliela dà, perché magari parla la stessa lingua, perché si capiscono. E mette la palla dentro e fa con Rabiot, vabbè, c'era il fuorigioco di Vlahovic di partenza. Succede, capita, va bene. Entra Rovella 10 dalla fine, fa tutto quello che non ha fatto Locatelli. Va a prendere il pallone, si propone. Locatelli non on play, lo sappiamo, però se non ci prova neanche, allora è inutile, ma ribadisco, è Allegri che chiede a Locatelli di fare questa cosa qui o è Locatelli che non l'ha fatta stasera perché non è nelle sue corde o comunque stasera proprio fuori condizione massima? Questo lo vorrei capire, vorrei saperlo, perché sta roba è veramente inspiegabile. Però Rovella, Miretti, due che a pallone ci sanno giocare, ci sanno giocare, e l'abbiamo visto, perché Miretti ti aveva ribaltato la partita, l'aveva sbloccata. Rovella entra, tira in porta, combinazione con Miretti, significa che questi due qualcosina in più magari degli altri te la danno a centrocampo. E io continuo a dire, io li terrei tutti e tre, poi a questo punto non lo so, forse tutti e due, perché Fagioli non è entrato neanche oggi. Non so quanta fiducia ci possa essere in Fagioli, e tenerlo lì parcheggiato in panchina a guardare basta, mi dispiace, allora non ci sta, allora che venga dato in prestito lui se non ci si punta. Però allora gli altri due tielli. Gli altri due tielli, perché è imbarazzante la situazione. Io capisco che magari il primo tempo, il centrocampo del primo tempo schierato non sia di massimo livello, però cazzo, quel centrocampo lì l'ha messo Massimiliano Allegri, ce l'ha deciso lui. E allora, se giocano meglio quegli altri che ha tenuto in panchina, perché non li ha messi su da subito? Cioè, io da inizio settimana che dico che vorrei giocare con Rovella davanti alla difesa perché qualcosa te lo può dare. A me Miretti sta sorprendendo, mi sta stupendo tutte le volte che lo vedo giocare. Perché veramente sembra un calciatore fatto, finito, completo. Cazzo, è un 2003, ragazzi, è un 2003. 2003. E quindi non lo so, che cosa vi devo dire? Abbiamo già lasciato 2 punti a Genova. La Roma è già 6 punti. Sabato prossimo c'è già la Roma. Siamo già a rincorrere. Sarà una settimana di merda, perché lo sappiamo tutti che sarà una settimana di merda, perché quando non vinci... Oh, l'ha detto Allegri, parole di Allegri. Quando vinci è tutto più bello. Stasera non si è vinto. Però... Io torno al discorso iniziale con il quale abbiamo aperto il video. Queste partite, se tu regali un tempo intero in trasferta a una squadra rognosa, con un pubblico meraviglioso che ha spinto comunque la Sampdoria, e poi ti manca il tempo materiale se non la sblocchi o se non vai in vantaggio di fare gol, e quindi lasci indietro dei punti, quindi non sei nemmeno efficace. Adesso vedo il possesso palle e i passaggi. Me ne frego se abbiamo fatto più possesso palle e più passaggi, perché il primo tempo li hai fatti tutti orizzontali, tutti fregandotene del centrocampo. Potevi non mettere i centrocampisti nel primo tempo, perché tanto non servivano. Potevi giocare 3 uomini in meno. Se il primo tempo giocavi 3 uomini in meno, non cambiava niente, perché tanto tu non li hai mai sfruttati quando avevi il pallone te. Continuai a girarla lì dietro. Ma perché regalare 45 minuti alla Samp volendo girare il pallone dietro sulla retroguardia? Ma per quale motivo? Poi non fai gol, perché nel secondo tempo non sei così bravo da far gol in maniera regolare, perché è stato annullato giustamente per fuorigioco. Allora è giusto che lasci 2 punti indietro. E su queste cose devi interrogarti. Quando, ripeto, la parola d'ordine di quest'anno deve essere coraggio, è perché queste partite qua non le voglio più vedere. Perché l'anno scorso ne abbiamo fatte troppe. Non possono più esistere queste partite qua per una squadra che vuole provare a entrare alla competizione e vincere il campionato. Non me ne frega niente dell'emergenza, non me ne frega niente di quelli fuori, non me ne frega niente della rosa incompleta. Questa è tutta questione di attitudine. Questa è stata una partita studiata in questo modo, e allora bisogna capire che la partita è stata studiata malamente e che andava fatta tutta sulla stessa falsariga del secondo tempo. E aggiungo, se davvero Miretti e Rovella ti cambiano così il centrocampo, metterli dall'inizio, che non succede niente, perché poi vedi che McKenny, Locatelli e Rabiot, che sono partiti, non hanno fatto neanche un decimo della partita di quei due che sono entrati, e Rovella ha giocato 7 minuti oggi, 12 l'altro giorno. In 20 minuti Rovella mi ha già fatto vedere che lì davanti è quello che ci gioca meglio. Mia impressione, non lo so, sarò folle. Miretti, l'altro giorno che è entrato, è stato il migliore dei centrocampisti. Oggi che è entrato è stato il migliore in campo. Ah, ragazzi, saranno coincidenze, cosa vi devo dire? Saranno coincidenze. Però
tutte le volte che giocano questi coincide col fatto che la Juventus gioca meglio, ha più occasioni, rende di più, crea qualcosa che diversamente non si crea. Quest'anno non può andare come l'anno scorso. Non può.